Estremo saluto ad un compagno, a un amico. È un momento di dolore per tutti. Anche deve essere per noi impegnati sempre nel costruire anche un momento di riflessione. Nel suo breve periodo abbiamo commemorato Bondrini alla Camera e alla Lega. Il 28 ottobre al Comitato Nazionale abbiamo commemorato il Comitato Marx. Oggi salutiamo il Libro Bertone. Sono tre uomini straordinari che ci hanno lasciato, vivendo insieme, anche se le date non coincidono, perché sono legati dal filo unico dell'impegno e della dedizione alla causa dei nostri valori. Vivendo insieme tre persone che hanno dedicato la vita alla resistenza. Marx ha costruito la deportazione e successivamente tutti si sono insegnati negli anni e Marx anche negli anni. C'è uno squarcio di storia nel loro vicino. C'è il nostro dolore di perdere compagni così importanti nella nostra esperienza di vita, ma c'è anche la sensazione che qualcosa venga a mancare con questi pezzi della storia del paese che vengono meno. Sì, perché la caratteristica di uomini come questi è che la loro esperienza si è identificata e si identifica con quella del paese che in qualche modo ne fa parte. E qualche pezzo del paese che se ne va con noi nella storia del nostro paese. Casale è stato uomo di resistenza e anche uno dei protagonisti della liberazione di Milano. Poi è stato detto che è stato presidente del Comitato Provinciale d'Arte per 15 anni e di quello nazionale per 3 anni non facile. È stato componente delle istituzioni cittadine, segretario del Movimento Partigiano della Pace, consigliere comunale, assessore alla sanità. Casati ha costruito per primo in tempi estremamente difficili con la difficile istituzione il Comitato Permanente Antifascista di Milano. Come per gli altri, che ho ricordato, la resistenza non è stata per lui una malattia, ma un'esperienza comune alle tante attività compiute dopo la liberazione, sempre con la mente e col cuore proiettati nell'attenzione dei valori fondamentali della cittadinanza attiva, della partecipazione dell'impegno civico. Casali non ha costituito il Comitato Antifascista in un periodo qualsiasi, ma in una fase saliente della tensione politica e del terrorismo. È stato uno dei promotori principali dell'idea di istituire la Casa della Memoria ed è con lui che l'idea ha condotto per i passi difficili quando l'amministratore non era propriamente d'accordo, bisognava convincere anche alla fine la figura del sindaco di allora si è dimostrata disponibile, ma c'era una poi per completare la casa della memoria l'amministrazione di sinistra che è riuscita a condurre un po' per questa volta grandiosa. Sono queste le ragioni per cui figure come queste ci colpiscono in modo particolare anche in un periodo nel quale purtroppo ogni giorno un partigiano o una partigiana ci lasciano. Ci lasciano soli ad affrontare l'esperienza del cambio generazionale, avviato da tempo ma che troverà il suo compimento, proprio il progresso che stiamo avviando, ma nel segno della continuità. Da ciò un'enorme responsabilità per le generazioni che avanzano, utilizzare l'esempio di questi uomini e cercare di essere alla loro altezza. Non sarà facile, ma in un'associazione come la nostra, basata sulla fratellanza e sulla solidarietà, sui valori della Costituzione soprattutto, sarà certamente possibile finché ci saremo, aiuteremo i giovani a fare in modo che questi valori siano tramandati e ci si possa proiettare con un minimo di tranquillità e sicurezza verso un futuro che è ancora incerto per ognuno di noi. Questo non toglie che Casali, questo nazi a lui, che oggi viene meno, ci lascia un grande senso di vuoto e di dolore. Ho ricordi personali, ricordi di frequenza con Casali, almeno per un certo periodo, in cui volle che io fossi per il vicepresidente di Milano.
Devo dire che non sempre le nostre idee hanno coincido, ma c'è stato sempre rispetto, confronto e stima. E voglio ricordare che in una delle lezioni per il Senato in cui il mio collega appariva veramente in pericolo, Casali interrò perché riteneva utile e importante entrare in campo come anche per sostenere la mia candidatura. Fui io che gli obiettai attenzione a non trascinare l'acqua in una competizione elettorale, e Casali giustamente mi rispose: ma noi non diremo che sosteniamo su un diremo che vogliamo un sindaco che sia stato partigiano, antifascista, che abbia delle qualità di sicura onestà. E fu impegnato tutta l'ANPI in questo format, in questa direzione, mantenendo l'autonomia dell'ANPI, ma impegnandosi anche perché nelle istituzioni andassero uomini che fossero in grado di rappresentare soprattutto l'antifascismo. Casali sapeva anche essere autoritario quando occorre, ma non ricordo che questo sia stato mai un momento di contrasto o di rottura, perché tutti sapevano che in fondo c'era un animo gentile anche nei momenti in cui occorreva risolvere. Con Casali